questa, una clippina su TikTok, dove droppa una cosa molto molto pesante. Greve, tipo? Allora, ve la riassumo. Lui dice di aver ricevuto un'email da parte di un hacker che sarebbe in possesso di informazioni molto molto gravi su uno streamer molto molto famoso, che ha anche un podcast, non sto scherzando, e praticamente alla vera giusta ha dato 1.000 euro a questo hacker per ottenere l'informazione sul nome, perché questo streamer, in teoria, secondo la versione dell'hacker, dovrebbe possedere tantissimo materiale pedopornografico. Ah, molto molto grave. Grave. Però, allora, sappiamo che l'area giusta è un po' anche un confettaro, sì, ok? Lo possiamo definire così. Certo. E quindi ha messo molto hype su questa cosa, concludendo con "m'ha scammato", cioè io ho mandato i soldi, lui mi ha dato tante informazioni senza dirmi il nome, però alla fine non mi ha dato il nome, perché secondo me vuole dare queste informazioni, vuole vendere queste informazioni anche ad altri, no? Però lui dice: io mi sono fatto un'idea perché le informazioni che mi ha dato sono effettivamente accurate, io ho anche conosciuto di persona questo streamer, e scappa anche nella conversazione con Grimbaud questo dettaglio, poi dice no, non ve lo dico, ma in realtà l'ha già detto, e dice: secondo me è così, secondo me effettivamente è questa persona che non dirò, non so se farò un video. Quindi al di là dell'immenso hype che sta mettendo, della possibilità che lui si sia inventato tutto, che l'hacker si sia inventato tutto, ha messo nell'equazione sta roba, e ovviamente, come al solito, è partito il Toto Nomi. E Grimbaud che c'entra? Vabbè, Grimbaud non è manco in grado di fare una domanda, purtroppo. Vabbè, quello lo sappiamo, però che cosa c'entra all'interno? L'ha invitato ieri, se non sbaglio, e c'è una clip che mo vediamo. Ok. Ti faccio questa domanda. Vai. Ho visto il tuo TikTok in live, dove hai accusato uno streamer di essere... Hai fatto un'accusa molto grave a uno streamer che potrebbe essere paradossalmente un mio collega. Io mi sono sentito toccato proprio nel profondo, cioè è stato un momento molto tragico per la piattaforma, anche per i miei colleghi. No. Però ne abbiamo parlato molto. Scherzo, ne abbiamo parlato molto con i miei colleghi di questa cosa qua. Abbiamo abbozzato un sacco di teorie sul fatto che sia una roba per creare hype, però ho detto creare tra l'altro un elemento importante che ha messo nell'equazione Ale della Giusta, come vi dicevo prima, è il fatto che questo streamer molto molto famoso abbia anche un podcast. Ma attenzione, poi magari nel TikTok l'ha spiegato in questo modo, ma in realtà non è esattamente così. Da quello che ho capito io, ha un canale su Twitch molto seguito e ha un podcast, ma le due cose non coincidono. Quindi abbiamo un podcast su YouTube e un canale su Twitch. E un canale su Twitch. E ce ne sono vari. E infatti, ripeto, già è partito il Toto Nomi. Ma questo lo dico solo per escluderci dall'equazione. No, però da come aveva costruito lui il tutto, sembrava: questo hacker mi ha dato delle informazioni, mi ha fatto, mi ha detto che ha degli screen, dei video screen del suo canale Twitch e del suo podcast. Quindi due cose separate, sì, in teoria. Poi magari non è così, siamo noi. Un po' strano. Mi ha bozzato che magari tu hai detto uno streamer famosissimo, però magari non si tratta di uno streamer famosissimo. Cosa ci puoi dire su questa cosa? Chi è? Allora, beh, non so, non ho una certezza. Però hai un'idea di chi potrebbe essere? Ho un'idea di chi potrebbe essere, data dai dettagli che c'erano scritti nelle mail. Basta. Non so. Però questa persona non ti ha consegnato il nome? No. Ma era troppo dettagliata la storia che la persona mi ha scritto per essere inventato. O è veramente un genio, ma deve fare il regista. Ma tu ci farei un video su questa cosa? Non lo so, comunque nel caso... Sì, tra l'altro, sì, questa è una cosa perché senza senso. Perché GPT ormai... No, ma sì, ma ci stanno tantissime cose dettagliate basate su nulla. Ma infatti cioè, sono pure illazioni di Ale della Giusta, E ripeto, mi auguro che almeno lui in cuor suo sia in buona fede. Perché altrimenti proprio c'è, cioè, l'etichetta di Ale della Fuffa se la prende tutta. Però non lo so, magari... Non possiamo saperlo. Oh, magari realmente... Cioè, diciamo che ci sono le possibilità, sia che lui sia stato realmente contattato con queste prove,
con queste accuse qui, sia proprio... il fatto che esista... Ma perché succedono? Ma perché proprio ad Ale della Giusta? Perché lui ha fatto già dei video... Perché questa cosa, appunto, e perché questa cosa rientra proprio perfettamente su quello che è, diciamo, il suo spettacolino? In realtà ci sono due opzioni pure qua. Potrebbe essere quella che ho appena detto io, la risposta, ma potrebbe anche essere motivo di artificiosità. Allora, quello che dici tu va in una direzione... probabile, ma ce n'è anche un'altra che è un potenziale buon acquirente. Dici a livello di Sgancini? Che lui già aveva pagato un hacker in passato, già era stato scammato da un hacker, quindi ma non per forza hacker, tra l'altro, cioè una persona potrebbe tranquillamente le informazioni, ottenere soldi da lui e anche qui potrebbe ottenerle sia con false informazioni sia con vere informazioni. Quindi sono potenzialmente vere tutte queste. Okay. Ma poi, poi vedremo anche se farà uscire sto video. Cioè, è ovvio che lui stia mettendo hype, forse, però pure qua. Anche forse per riprendere i 1.000 euro che effettivamente ha buttato. Cioè, capite che questo sarebbe il processo alle intenzioni, cioè dire no, per me è incazzaro al 100%, non si possa. Possiamo intuire qualcosa guardandolo adesso. Però da quello che ho visto, onestamente non mi sono fatto un'idea vera. Forse, allora, però questa è la mia illazione, quindi prendete e buttatela via. Credo che lui stia cercando magari di portare attenzione su questo video o comunque sulla sua figura, perché effettivamente sti 1.000 euro l'ha sganciati. Però... è stato scammato. Quindi non credo all'esistenza di uno streamer pedofilo, ma credo all'esistenza di un tizio che ha voluto truffare. Ha voluto truffare. Ma poi per logica, se ci pensate, mi ci ha fatto arrivare la chat. Se tu sei un hacker e c'hai delle informazioni su uno streamer famosissimo, ricchissimo, vai da Ale della Giusta o cerchi di ricattare direttamente? Più che altro non chiedi così poco. My Two Cents voleva fare una trollata, gli è cresciuta più grande di quella che si immaginava e ora non sa più come gestirla. Tizio, ma oddio, anche Ale non mi sembra però un grande troller, onestamente. Mi sembra più un confettatore del nulla mischiato col niente. Sì, diciamo anche bravo a farlo. Molto bravo a mettere hype anche all'interno dei suoi video e a creare attenzione anche su cose, diciamo, abbastanza, come posso dire, spiccioline. Sì, certo. Ed è un complimento questo, lo sottolineo, perché è molto bravo a fare i suoi video e come hai detto te, confetta bene tutto. Sì. Non ne ha particolarmente. Fosse ci fosse la persona, non credo che la condannerei, perché veramente sarebbe una responsabilità enorme. Infatti la mail iniziava proprio col fatto che però lui voleva dare a me l'informazione, però non te l'ha data. O te l'ha data? No, non me l'ha data. Allora pure qua, no, sorrisetto per dire sì, me l'ha data, però te dico di no. Non lo so, poi vabbè, anche qua dice non lo condannerei, non ho capito molto bene. Posso dire la verità? Però lascia il tempo che trova di quando sei al lupus e non sei vincente. No, ovvio, okay. ovvio. No, io ti dico che a me sembra che lui abbia l'informazione. A me sembra il lupo, con questa roba qua mi sembra il lupo, però non sono il veggente, sono un villico. Certo, no, ma infatti ripeto, il solito discorso delle espressioni, del ride, non ride, quello è molto relativo. No, non ho capito il discorso. È la classica risata quando sta recitando. Capito? Vabbè, vuoi ma anche un po', diciamo, esattamente quello, cioè non è che ti sta sfuggendo, io te lo sto comunicando, non comunicandotelo. Sì, te l'ha data. O te l'ha data? No, non me l'ha data. Però ti ho già pagato? Sì. Per questo mi hanno rubato 1.000 euro. Ma come, scusami? Ma scusa, me lo scammi, che era quello di prima? No, anche questo. Ok, Simone, io ti voglio un bene dell'anima. Classica frase però capisci, ma in cazzo, ma com'è possibile? Vorresti mandare più soldi possibili, ma la storia è vera, perché sono troppo dettagliate le cose che ha detto. No, vuol dire nulla. Anche lui, secondo me, aveva paura che se avesse rivelato questa cosa a qualcuno, cioè se la persona che io penso sia... Da 1 a 100 di percentuale, quanto sei convinto che sia questa persona? No, beh, non posso esserne convinto, sinceramente. Però da 1 a 100 più di 80? Più di 50. Quindi se dovessi mettere la mano sul fuoco, su sì o su no, giocheresti il sì? Beh, forza, devi mettere o sì o no, devi giocarti il braccio, se no te lo tagliano. Sì o no, cosa ti metti, sì o no? No, direi di no, comunque ho paura.
Cioè, spero che no, spero di no. Cioè, però conoscendo, conoscendo questa persona che hai in testa, te lo aspetteresti da lei? Sì. O... cioè, non è che no, no, aspetta, non me l'aspetterei. Però diciamo che ci sono tante cose facilmente equivocabili. Ma tu hai indagato su questa persona in qualche modo? Un po'. E hai trovato cose un po' strane? Un po'. Ma non da quel punto di vista lì nello specifico. Però hai comunque notato un atteggiamento comunque che... ah, dal punto di vista dell'atteggiamento, subito. Subito anche dalle live si percepisce, dici? Molto di più dall'uomo... cioè questo sta di che dai video ha capito che quello era un pedofilo. In quanto dal vivo. Sì, me. Ma sentite questo passaggio, no? Sentite questo passaggio. Che vedi, capisci che è un pedofilo. No, ma senti cosa dice... lui dice l'ho capito dal vivo, non dalle live. E senti adesso, senti adesso cosa chiede Grembaud, una cosa che ha appena detto e Ale la nega. È una persona con cui tu hai mai avuto a che fare? Ci hai mai parlato dal vivo? Non voglio rispondere. Ma sì, ma l'hai appena detto! Appena detto, l'ha conosciuto dal vivo. Cioè, addirittura che si è accorto, capito, di questa parafilia dal vivo. Sì, però io dico, mo, al di là di tutto, Ale dà giusta, anche fosse vero che esiste sto streamer, anzi, in quel caso non lo so, dovresti, no, se fosse vero, se tu fossi in possesso di qualche informazione o qualche dubbio, comunque dovresti agire in un certo modo, però, anche fosse vero che sei stato truffato, ma secondo voi, un po' come la vicenda di Robby e Quack, ha senso mettere nell'equazione streamer famosissimo che ha un podcast e un potenziale pedofilo, alimentandola così? Boh, cioè un conto se lo fai su storie tue di personaggi che non hanno faccia e vabbè lo fai nei tuoi video, non provochi grandi danni fondamentalmente. Secondo me ragazzi è un po' problematico come approccio, eh? Sì, senza prove, non so, sì. Non so, perché poi il cerchio è ristretto, cioè non è semplicemente uno streamer famoso. Che già non so molti, eh. Un nemico immaginario, sì, si può fare pure le crociate. Sì, però sì, gli streamer famosissimi, allora gli streamer famosissimi non sono molti. Gli streamer famosissimi che hanno un podcast sono tipo 4. Sì, che ha un podcast non l'ha detto ancora. No, l'ha detto nell'altra clip. Okay. Quella, diciamo, che aveva proprio montato appositamente per TikTok. Si inizia la caccia alle streghe e non va bene. È quello che te so di, perché mo è inutile che facciamo i nomi. Metteteci anche noi nel MOOC se volete, però sono pochi, capite? È veramente famosissimo? La persona che io penso è abbastanza forte, sì. Avete visto si è piegato da lì. Ripeto, è una mia pura ipotesi basata su che una persona che potrebbe dire cazzate. Vi faccio una domanda flash, secondo voi farà uscire il video sì o no? Sì, ma non dirà comunque il nome, farà il classico video super epico che deve andare a parare da qualche parte. Ma con mille clip pre... cosmico. È la classica cosa, te lo ripeto, si deve fare della crociata al nemico immaginario. A me tutto ciò mi fa pensare che siano tutte cazzate. Secondo te? Non lo so, perché non conosco neanche bene lui come si comporta. Cioè lui spesso fa video dove parla di sti casi ma non fa nomi. E potrebbe farlo allora sempre allo stesso modo. È andato qui solo per pubblicizzarlo. Però sta a fare forse un errore, sta a fare il passo più lungo della gamba, perché se poi non delivera, non lo so. Dovrebbe avere conseguenze. È come se noi mo facciamo un gate su qualcosa che non esiste e facciamo un hype epico, addirittura andando ospiti da altre parti per alimentare la cosa. Raga, è il gioco più facile del mondo e l'abbiamo pure già visto in passato, Le persone che fingevano cose anche ai danni dei loro stessi, che gli erano successe cose gravi, persone che gli succedeva tutto a loro, cioè a lungo andare, a lupo, sì, cioè, è factualmente quello. Per me, poi posso pure sbagliarmi, però per me è la storia di al lupo. Ha più o meno di 25 anni? Non rispondo. Dai, più o meno... No, non direi mai niente, perché non voglio comunque... Cioè, è comunque una roba pesante. Poi comunque se fosse pedofilo è comunque una malattia e bisognerebbe aiutarlo a guarire. No, aspetta, ok. È una malattia nel senso se uno si riconosce pedofilo va dal medico a dire io ho un'attrazione verso i bambini, curatemi, quella è una persona da aiutare. Una persona che fa quelle robe non è da aiutare. Una persona... Bravo Grembaud. E infatti qua che anche mi ha un attimo stunnato Ale della giusta prima quando diceva non lo condannerei, cioè vabbè.
non devi condannare nessuno, non è che sei Ghost Rider, però abbiamo parlato spesso, ma velocissimamente, un conto è essere consapevole di una propria parafilia, quindi sono pedofilo, come ha detto giustamente Grembaud. Ho detto, se uno va da un medico e dice sono pedofilo, è da aiutare. Giusto, però Ale della Giusta ha detto un'altra cosa, che questo è in possesso di una quantità enorme di materiale pedopornografico. Sì. Quella già è un'azione criminale. È penalmente punibile anche direi... in maniera seria. Sì, sì. Ma ti direi che anche la punizione esemplare è un aiuto. Beh, cioè, nel senso, ovvio che... Cioè, chiunque va aiutato. Questo è in dubbio. Sì, sì, no, però dico... Cioè, distinguiamo le cose. Sì, no, aiutato nel senso poverino. No, nel senso... no. Supporto, ovviamente, sì. Psicologico e psichiatrico in certi casi, questo sì, però... Ma anche una condanna è un aiuto, cioè, come la vedo io, cioè, nel senso che... Stai in un posto per 20 anni a riflettere e sì, per... Sì, sì. No, lo dicevo perché secondo me, come ho detto più volte, alle volte c'è troppo anche stigma, no, nel parlare semplicemente di pedofilia, che è un aspetto controllabile però. L'azione può essere incontrarsi con un bambino, toccarlo, attuare delle molestie o anche avere materiale pedopornografico, e quello già è un atto però criminale. Non è un tuo... una tua componente. Poi, secondo me è peggio ovviamente traumatizzare un altro essere umano. Beh, certo. Che scarica una foto. Certo, poi certo. Ovvio che la foto è stata fatta traumatizzando un essere umano, non sarebbe non sempre tra l'altro, non sempre. Vero? Cioè, spesso non si accedono sempre. Purtroppo a degli archivi giganteschi di contenuti magari di bambini. Certo. Anche che ne so, dalla galleria del telefono di un genitore, uno come hacker te le prende, per quello che c'hanno un mercato anche nel deep web e nel dark web, perché comunque sono difficilmente reperibili, sia per la modalità di acquisizione, sia perché ovviamente le buttano giù ovunque ed è illegalissimo tenere questi contenuti. In realtà, cioè, tu non, anche se, non lo so, in uno scenario alternativo tu possedessi dei contenuti di questo tipo, ma non li utilizzassi mai tu stesso perché non ti eccitano, ma li possiedi sul tuo PC, se te li trovano comunque è un reato, certo, sì, non sì. Quelli dei tuoi figli, ovviamente, no? Sì, sì. Comunque certo. Secondo me qua ci hanno avuto un problema comunicativo, cioè non sono riusciti bene a comunicare. E all'età giusta tipo voleva di non vorrei fare una condanna pubblica, ecco, sì, sono d'accordo, cosa che già iniziata. Sì, però quello che bravo, allora, ma infatti è quello che dicevo prima, cioè però vuoi comunque mettere hype, se no non daresti determinati indizi, capito? Peraltro creando anche già una zona selettiva, no? Ma infatti quello che dico è che prima lui, cioè se vuoi fare una scelta di questo tipo, quindi voglio tutelare una persona malata, ok? Di sicuro non inizi sta roba qua. Cioè, so che c'è un giga di materiale, chiede alle mamme di far vedere le bambini. In galera, però anche da aiutare a cura, cioè a toglierlo, perché comunque se non rimane in galera, non ti danno l'ergastolo, credo. Quindi comunque torna un po'. Se ha fatto quelle cose che sono scritte nella mail, è una roba dell'ergastolo quasi. Non lo so, non sono un pubblico ministero per poterlo dire. Porta gli occhiali? Non ti risponderò mai a niente. Indovina chi, credo. Sì, indovina chi. Porta gli occhiali, ai baffi. Porta gli occhiali? Non ti risponderò mai a niente. Perché, cioè, se vuoi facciamo io e te, però non, comunque, ripeto, è una cosa pesante e non vorrei mai che... Vabbè, certo. Che ci fossero delle ipotesi nei confronti di una persona che... No, questa è una grande stronzata però, è della giusta, mi dispiace, perché tu ovviamente hai detto sì, è una mia illazione, una mia intuizione, anche se, conoscendolo dal vivo, anche se questa informazione, anche se, e ripeto, è già... reso il campo molto ristretto, quindi non fare adesso la parte del non vorrei mai, vorrei mai, allora stai zitto, non lo dici. Qualora sta persona esistesse, no, tesoro mio, sta persona esistesse, no? Saprebbe cosa sta accadendo, certo. Quindi potrebbero succedere, no? No, ma lui sta dicendo: io non vorrei mettere l'etichetta di pedofilo addosso a qualcuno non pedofilo, ma già, però, se tutto quello che hai detto è vero, lo è. Sì, però aspetta, lui non, ha ricondotto ad una persona, cioè ci sono delle sue illazioni più delle presunte informazioni di un presunto hacker che sono molto famoso, streamer molto famoso, detentore di un podcast, che lo ha visto dal vivo, cioè sono delle informazioni che restringono molto il campo, ma non ti danno un individuo singolo, no? Cioè non è Davide Marra, no, sono vari, sono 5, 6, 10. Quei 10
più va avanti sta pantomima o questo gioco al massacro dell'hype, più questi 10 riceveranno l'etichetta del presunto pedofilo. E allora non mi dire non vorrei mai che, non vorresti mai che non fai il video, non fai le clip che hai già fatto, oppure non permetti al campo di restringersi così tanto. Magari... Va bene, non darei mai informazioni su questa cosa. Ma anche perché le informazioni... Mr. Flame, vedi, comincia il tuo nome, no? Matteo, tutte queste stesse, Matteo HS, cioè, podcast, manca solo questo. Sì, capito. Secondo me, Questa roba è dannosa, raga. Guarda, oddio, Mr. Marra, Mr. Flame, il Marzone, guarda qua. Cioè, dai, raga. Cosa pensavi di ottenere? Dire questo tipo qua, cioè, ha scritto sta roba qua e poi... No, ma lui non voleva un linciaggio mediano. Certo. Mille persone diverse. Sì, Marra, Letteralmente quello che è successo. Una persona mi ha detto... Io ho detto quello che secondo me è successo. Una persona ha trovato... un hacker ha trovato delle informazioni. Mi ha dato la possibilità di acquistarle... dandomi delle prove abbastanza importanti per far sì che io ci credessi. E io ci ho creduto anche perché, ripeto, preferisco perdere 1.000 euro ma essere sicuro di non perdermi una cosa assurda da raccontare. Ma essendo le cose che ha scritto molto dettagliate, molto, e si è fermata la telecamera, basta, questo. Okay. Che tu dici, magari lui ti ha dato queste informazioni, lui, no, sa, lui me le ha date perché sono veramente, cioè, o è veramente, e ho con la mia sensazione, secondo me la storia è vera, lui ovviamente cioè si è fatto metti che è un mini imprenditore, comunque questo hacker come può fare più soldi dicendo questa cosa a tutti e non dando mai informazioni a nessuno, punto. Ma la cosa perché non dovrebbe essere vera? Come fa a venirti in mente? È troppo dettagliata la storia con le robe vuol dire ma che vuol dire come fa a venirti in mente? Certo, può venire in mente benissimo e poi da mille dettagli falsi, ma che cazzo vuol dire? Cioè, perché abbia trovato il sistema per paracularsi al massimo, ottenendo il più hype possibile, ma non dicendo niente. Come diceva Gianluca, ti ottieni solo i benefit. È facile così, amico mio. Fai le inchieste serie della giusta come noi. Hai capito? Che ti prendi la merda se sbagli, gli applausi se fai bene e le ronde sotto casa. Per quello dico che lui dovrebbe passare per adesso solo come uno che sta di cazzate e sta giocando su dei fatti gravi. Per me, per adesso. Neanche che sta di cazzate, per me è semplicemente una persona.